Magnago. Presentiamo le squadre iniziando proprio dalle nostre ospiti con il numero 5 Sofia Terrazzi, 10 Gloria Montori, 11 Chiara Priolo, 17 Micaela Cubianchi, 19 Giulia Gozzi, 27 Giulia Ravita, 30 Sara Zanellini, 35 Eva Brogi, 38 Asia Vacchi, 46 Lisa Ponti, 49 Alessia Zizzo, 55 Bianca Barbosu, 89 Giulia Milan, 92 Mila Bertolino, 95 Alice Milan, allenatore il signor Salvatore Onelli, SSV Brix Südtirol, number 7 Esma Muratovic, 12 Sarajevo, 13 Anna Saramovic, 16 Mori Punsto, 17 Giorgia Di Pietro, 19 Violetta Benni, 20 Ligia Putt, 22 Nelly Camicio, 25 Giada Babbo, 26 Francesca Lucchin, 38 Marli Stramanzo, Fion Fizzi, Glena Di Carlo Antonio, 69 Elisa Sozzo, 77 Vicky Vicola, 39 Ruby Nestin. Durano l'incontro i signori Simone Grandi e Stefano Pipitone e il commissario al tavolo è il signor Luigi Regalia. Benvenuti ad assistere alla classicissima del campionato di Serie A1 femminile fra due squadre che hanno in passato fatto la storia della pallamano italiana, Cassano Magnago e Südtirol Brixen. Le due compagini sono attualmente divise da 5 punti in classifica, ma con 7 partite ancora da giocare, entrambe sono con Cellini e Casalgrande Padana in piena corsa per il conseguimento di quel quarto posto utile per l'accesso ai playoff scudetto. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte di stretta misura conseguite a Padova, 34-35 per il Bressanone, rispettivamente Casalgrande in trasferta. I punti odierni nello scontro diretto valgono dunque, come si suol dire, il doppio. E avendo entrambe le squadre ancora da affrontare le partite con le squadre di alta classifica, quella odierna assume veramente una particolare importanza. Il Brixen Südtirol vorrà certamente avvantaggiarsi del fattore campo, ma non potrà più permettersi fasi di totale sbando come quella della settimana scorsa a Padova, allorché fu sconfitta con il suono della sirena dopo aver condotto con ben 7 reti a metà ripresa. All'andata finì 28-27 per il Brixen, che dopo essere stato in svantaggio per gran parte della partita riuscì poi a vincere sul filo della sirena. Ecco che la partita è iniziata con il Brixen in possesso di palla, schierato nella sua formazione tipo con Giorgia Di Pietro al centro, Muratovic e Putt nelle posizioni di terzine, Babbo e Hilbert sulle ali e Vegni sulla posizione di pivot. C'è subito uno sfondamento fischiato dalla coppia arbitrale a danno di Esma Muratovic. Palla dunque manovrata dalle ospiti nella loro classica tenuta amaranto, con Bianca Barbosu, il numero 55, in cabina di regia, affiancata da Sofia Farazzi sulla posizione di terzino sinistro. E proprio il tiro di Farazzi viene bloccato dalla difesa brissinese. Barbosu, palla al pivot che viene fermato fallosamente da Ligia Putt, 9 metri con la mano degli arbitri già alzata nel segno del
time out. E c'è un primo rigore già al primo minuto di gioco per difesa in area. Va al tiro il numero 17, Michela Cobianchi, il capitano delle ospiti. Il tiro è parato bravamente da Francesca Luchin. E sul fronte opposto adesso, sull'incursione di Giorgia Di Pietro, c'è un rigore anche per le padrone di casa. Al tiro Esma Muratovic, che colpisce in pieno il palo, continuando la sua serie negativa delle ultime partite. Nulla di fatto dunque nei due rigori assegnati alle rispettive squadre. Si va avanti sullo 0-0 con il Cassano in manovra. Partecipa la stessa anche Gloria Montoli. Ferazzi cerca di scavalcare Violetta Vegni, ci riesce anche, ma le arbitri hanno fermato l'azione decretando 9 metri già eseguito. Montoli, Ferazzi, Cobianchi, senz'altro una delle giocatrici più incisive delle ospite. E a questo punto il Cassano va in vantaggio 1-0, palla malamente persa dalle brissinesi in fase d'attacco, consentono dunque al Cassano di ripartire. Manovrano Barbosu e Gozzi. Sofia Ferazzi adesso porta ordine nell'attacco ospite, chiama il sistema al quale partecipano anche Montoli e Barbosu. Cobianchi, bella finta di Sofia Ferazzi, che però nell'occasione va a farlo di passi. Ligia Putt. C'è un 9 metri a favore del Bressanone, per la verità era un fallo, era anche un po' l'odore di sfondamento. Hilber Putt. Com'era andata qui Cassano a iniziare le segnature? Vedremo adesso come il Brixen reagirà. Bellissima azione con palla che finisce nelle mani di Giada Babbo, che però sbilanciata non riesce a sferrare il tiro così come di dovere. Parata di Luchin, è la sua seconda in questi primi 4 minuti e mezzo. Il tiro di Giaput è alto, sfiora l'ambice, la traversa e finisce poi sul fondo. Va via ancora Ferazzi, Barbosu. Anche qua viene reclamato uno sfondo, la palla però rimane nelle mani delle ospiti. C'è l'allenatore Nessing che reclama nei confronti degli arbitri. La partita però avanti con Ferazzi, Barbosu, Cobianchi. C'è fallo di Hilber, palla rimessa in gioco da Gloria Montoli. Putt blocca. Il tiro di Sofia Ferazzi viene respinto dall'attenta difesa brissinese. Adesso va via Giada, anzi no, Giorgia Di Pietro con uno dei suoi temibili sottomano riesce ad andare a segno. E ancora forte Giorgia Di Pietro che para il tiro dall'ala, va via Muratovic. Babbo, bellissimo servizio per Sara Hilber.
riesce a centrare la porta e a portare in vantaggio per la prima volta in questa partita la sua squadra. Manovra il Cassano con Ferazzi, Cobianchi, bellissimo incursione degli ospiti, però altrettanta bella la parata di Lukin e Sara Hilbert, ben lanciata dalle sue compagne, affonda la palla del 3-1. Però attenzione, la Barboso è pericolosissima nelle sue incursioni e questa volta la palla, pur essendo finita sul fondo, viene restituita alle ospiti, per il fallo subito dalla giocatrice col numero 55. Ferazzi, altrettanto bel servizio per l'ala e questa volta l'azione delle ospiti va a buon fine con la segnatura del numero 19, Giulia Gozzi. Ligia Butt strattonata da dietro, 9 metri, rimette in gioco Lavegni. Bel tiro in caduta laterale di Esma Muratovic, che però finisce a lato. C'è un po' di confusione adesso, le ospiti con qualche difficoltà riescono a tenere il possesso della palla. C'è fallo sulla solita Sofia Ferazzi, molto incisiva in fase d'attacco. Barboso e Cobianchi. Gozzi. Bellissimo servizio di Gozzi su Cobianchi, che riesce a pareggiare il parziale. Controllo di palla difficoltoso delle brissinesi, che però riescono a tenere la sfera nelle proprie file. Put, Babbo, Di Pietro, Hilbert, bellissima palombella di Sara Hilbert alla sua terza segnatura. Molto sicura Sara Hilbert in questa fase di campionato, ed infatti con le sue 63 reti segnate in questa, fino ad ora in questo campionato, si colloca al quarto posto della classifica interna delle marcatrici. C'è un oggetto sul campo che viene allontanato su interessamento di Bianca Barboso e si può riprendere con il Cassano in cerca di riagguantare il passivo. Gozzi che serve Cobianchi, bellissima azione corale della squadra ospite che con il numero 11 Chiara Priolo va a segno. E finalmente Esma Muratovic trova lo spazio sufficiente per trafiggere Lina Bertolino. Questa volta il tiro degli ospiti finisce oltre la porta, va via in seconda fase il Brixen. Di Pietro bloccata proprio dalla Gozzi. Ligia Put, un
nonostante il fallo su Giorgio Di Pietro, la palla finisce a Gianna Babbo, che però efficacemente è contrastata dalla sua diretta avversaria. Adesso Hilbert converge al centro Di Pietro, attenzione, palla persa, va via il Cassano con il 1-5, bellissimo tiro sotto mano di Bianca Barbosu. Sfondamento di Sara Hilbert. Quindi l'intento di servire il pivot non è riuscito ad evitare lo scontro con la sua diretta avversaria. Il Cassano calma un attimino le sue azioni da gioco, imposta un'azione ragionata sempre sotto la regia di Bianca Barbosu. Al centro Ferazzi, tentativo di Ferazzi di servire il pivot, viene intercettata da Muratovic, però gli arbitri ravvisano un fallo. Palla recuperata da Ligia Put, che serve la Hilbert, che va via. Però adesso chiaramente qua ci saranno i due minuti sacrosanti per l'azione difensiva della Barbosu, che ha tentato di impedire di andare a rete alla Hilbert. C'è il rigore che va tirato da Giorgia Di Pietro. Sicura Giorgia Di Pietro, che segna così la sua seconda rete. Cassano dunque adesso per due minuti in condizione di inferiorità numerica, si avvale come ormai utilizzato da tutte le squadre dell'extra player, porta vuota dunque. Raita, Cobianchi, fermata da Ligia Put. Michela Cobianchi, capitana della squadra, è senz'altro il faro della stessa. Molto astutamente Esma Muratovic riesce a intercettare un passaggio degli ospiti. C'è un fallo su Esma Muratovic, che reclama anche una sanzione più severa perché si è stata spinta da dietro. 9 metri comunque già eseguito. Put Di Pietro, bel servizio per Gianna Babbo, Muratovic, e il tiro di Muratovic separato dal portiere ospite, va via la Cobianchi, che molto astutamente riesce a mettere la palla nel sacco e a segnare il pareggio sul 6-6. Ancora un brutto errore delle brissinesi, che perdono così la palla gli ospiti sotto le proteste di allenatore Nessing, che aveva ravvisato un fallo. Senz'altro è il caso di concentrarsi esclusivamente sulle azioni di gioco piuttosto che sulle decisioni arbitrali. Ferazzi, azione di gioco ancora interrotta. Ferazzi, il tiro di Giulia Laeta è deviata in angolo, così la palla rimane ancora alle giocatrici ospite. Si fischia
lo sfondamento, bel servizio di Put per Giada Babbo, che però anch'essa si fa parare il tiro dalla brava portiera ospite. Più di un'occasione fallita dunque dalle ragazze bianco-azzurre, che in questo frangente di partita non sembra abbiano la convinzione necessaria per andare a segno. Giada Babbo punta la sua diretta e questa volta Giorgia Di Pietro si inserisce con la dovuta determinazione nella difesa ospite e porta nuovamente le padrone di casa in vantaggio per 7-6. C'è il primo time out chiesto da Salvatore Onelli per la sua squadra. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Siamo giunti al 16° minuto del primo tempo con il parziale sul 7-6, a conferma di una partita che sinora si è dimostrata alquanto equilibrata, con il parziale condotto dopo quella iniziale del Cassano, sempre della squadra di casa, con le ospiti però molto brave a ribattere colpo su colpo. Bellissima azione personale di Giulia Laeta, che con una finta supera la sua diretta avversaria Muratovic. Giorgia Di Pietro, ai passaggio affrettato di Giorgia Di Pietro, che senza troppa convinzione cerca il passaggio per Sara Hilver, che però finisce direttamente in fallo laterale. Inizio di partita costellato dunque da frequenti errori tecnici, soprattutto di passaggi da parte del Brixen, che sinora non ha saputo prendere decisamente in mano la partita. Ferrazzi, bella parata, via via il Brixen con Giada Babbo. Sara Hilber, bella intesa Hilber Babbo con la numero 12 di Brunico, a segno per la quarta volta. E senz'altro questo è il gioco del Brixen sui Tirol, quello delle repentine azioni in contropiede più che quella manovrata in fase di attacco. Ferrazzi, c'è la manata di Francesca Lucchin, va via Violetta Vegni, che riesce a insaccare mentre nell'attacco del Cassano rimane a terra Sofia Ferrazzi. Gli arbitri si erano accorti, sì, del fatto che il numero 5 si trovasse a terra, però hanno lasciato giustamente proseguire l'azione fino a compimento con la rete di Vegni. Esce dunque per il momento Sofia Ferrazzi, al centro adesso Giulia Laeta con il 27, Cobianchi, Barbosu, il tiro di Michela Cobianchi viene
deviato da una Francesca Lucchin in buona giornata sinora. Finta di Muratovic. Sul campo adesso è entrata Nelly Habicher, da ieri 19enne, una delle giovani promesse della squadra locale, la quale ovviamente necessita ancora un po' di tempo per inserirsi nella manovra offensiva. Bellissimo passaggio per Violetta Regni, questa volta è inspiegabile il motivo per il quale gli arbitri non abbiano ravvisato il fallo. Assegno comunque Chiara Priolo sul fronte opposto. A dir la verità, il fallo su Violetta Regni è di una evidenza macroscopica e non si capisce bene il motivo per il quale non l'abbiano ravvisata. Babbo Muratovic. Ed è ancora il numero 92, Nila Bertolin, a dire di no a Esna Muratovic. Sfondamento di Giada Babbo, su Giada Babbo, scusate. E Brissinesi che vanno ancora in avanti con Habicher. Ancora una palla persa in fase di attacco, a riprova della nervosità con la quale entrambe le squadre affrontano la contesa, ben conscio ovviamente dell'importanza della posta in palio. Una vittoria del Cassano quest'oggi infatti colmerebbe in gran parte il gap attualmente esistente tra le due squadre e riaprirebbe la corsa alla quarta posizione dei playoff. C'è non solo un rigore adesso per le ospiti, ma anche una penalità di 2 minuti per la numero 22 Nelly Habicher. Giulia Gozzi sulla palla, riesce a superare Francesca Lucchin e così tutto torna nella più perfetta parità. Adesso sono le padrone di casa a dover giocare in inferiorità numerica, superfluo dire che in situazione di extra player. E questa volta la Muratovic fa tutto da solo e insacca per il nuovo vantaggio. Laetta, palla per l'ala, Barbosu ancora per l'ala. Questa volta il tiro di Eva Brogi finisce sulla parte esterna della rete. Ancora 40 secondi da giocare in inferiorità per il Brixen, che imposta con Put. E a questo punto Hubinessing ritiene di dover chiamare a raccolta le sue ragazze.
tutto pronto adesso per riprendere il gioco quando mancano esattamente 7 minuti alla fine di questo primo tempo nella sfida tra Cassano e Brixen Südtirol. C'è la marcatura a uomo di Gloria Montoli su Esma Muratovic. Giara Babbo frullata da Chiara Priolo, e proprio in questo momento Giara Babbo consegna la palla proprio nelle mani di Giulia Laita, che ringrazia e imposta la nuova azione offensiva delle sue compagne di squadra. Ennesimo errore tecnico dunque in fase offensiva delle bianco-azzurre. Difesa non proprio 6-0, ma avanzata sulle giocatrici più incisive. Veramente pericolosa la Barbosu, che con un giro su se stessa magnifica l'azione difensiva delle ragazze di Nössing. E con un fendente dalla posizione di mezzo destro riesce a riportare la parità. Hilbert, tiro di butt, viene bloccato e va via ancora il Cassano. Sembrano più decise, meno falose le ragazze ospiti, che fanno onore alla loro guida, squadra capace a battere chiunque altra, anche se in questo girone di torno ha già subito qualche battuta a vuoto. Un sottomano di Giulia Laita consente adesso al Cassano di andare in vantaggio. C'è il tiro di Esma Muratovic, che è facile preda di Nila Bertolino nella porta avversaria. A dire la verità, il tiro di Esma Muratovic era poco piazzato e non di particolare violenza, il che ha certamente agevolato l'intervento della Bertolino. Adesso però il Cassano ha l'opportunità di portarsi addirittura sul più 2 quando mancano 4 minuti alla fine di questo primo tempo. Cobianchi, Barbosu, questa volta l'ingenuità la compie la squadra ospite. Va via Giada Babbo. C'è una difesa assidua di Michela Cobianchi, che va a prendersi e un 9 metri per Ligia Putt. Ligia Putt, che adesso ha preso posto sulla panchina, sostituita da Nelly Habicher. Muratovic, Giada Babbo, Muratovic, Habicher, bel servizio per Sara Hilbert. Bella azione della squadra brissinese, però questa volta la palla sguscia dalle mani di Sara Hilbert e finisce a lato, vanificando anche questa azione offensiva. Priolo, Laita, adesso c'è la marcatura all'uomo, no, anzi Nessing rivede la sua decisione, rimanda la Hilbert nella sua posizione difensiva sui 6 metri. C'è un tiraccio della Giulia Laita che sorprende Francesca Luchin.
Non è certamente la giornata di Gianna Babbo, che si vede parato anche questo tiro da Nila Bertolino, al momento no, dell'ala brissinese, che è ancora a giuno di marcature quando mancano solamente 2 minuti alla fine di questo primo tempo. Giostra, Piacimento, la squadra ospite fuori sui 10 metri con le brissinesi ancora ancorate sui 7 metri. Chiaro a Priolo, fermata fallosamente. Sfondamento abilmente provocato da Giada Babbo, non c'è che dire. E vedremo se adesso le padrone di casa riusciranno a riagguantare il parziale ed andare a riposo quantomeno in situazione di parità. Meli Habischer, Giada Babbo, e questa volta Sara Hilbert ci mette una pezza e segna la sua quinta rete. Ultimo minuto scoccato, con le ospiti sempre ancora avanti di uno. Vedremo se cercheranno di far passare l'intero ultimo minuto con la sua opzione offensiva. Cobianchi, e così è, con un pregevole tiro dall'ala con Gozzi, va ancora a segno e si riporta sul più 2. 15 secondi ancora, Sara Hilbert, questa volta però il tiro di Sara Hilbert viene parato e c'è un'ulteriore prodezza della Nila Bertolino, veramente in grande giornata, che dice ancora no al tiro dell'FC Südtirol. E così il parziale è di 11-13 quando si va al riposo.
was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Primo tempo conclusosi con il punteggio di 13-11 a favore delle ospiti, che con il passare del tempo hanno via via dimostrato di avere più autorità e convinzione nel prendere in mano la partita, e soprattutto, oltre alle prodigiose parate della portiera Nila Bertolino, molte deficienze in casa bianco-azzurra del Bressanone, che sia in difesa che in attacco ha lasciato molto a desiderare, soprattutto per i tanti errori tecnici. Una Giada Babbo, solitamente trascinatrice della squadra, oggi è ancora molto opaca nelle sue conclusioni. Cassano dunque in possesso di palla, con le solite Laeta, Ferazzi, Cobianchi, ecco ancora la capitana che cerca l'inserimento dei suoi, però adesso nella porta brisinese c'è Monica Primster che manda via le sue compagne di squadra, che però non riescono ad andare al tiro. C'era fallo su Violetta Vegni. 9 metri, formazione iniziale nuovamente del Brixen, all'esclusione della portiera, dove Monica Pinsta ha preso il posto di Francesca Lucchin. Giada Babbo, Lucchin. Bel sottomano di Pietro, che però trova ancora la Bertolino pronta a reagire di dovere. Il tiro di Ferazzi finisce sul fondo, c'è però fallo sulla giocatrice numero 5 delle ospiti, giusto 9 metri. Cobianchi che dialoga con Laeta. Cobianchi,
clamorosa defezione difensiva delle brissinesi. C'è un'autostrada e sono tre le reti di vantaggio adesso per la squadra ospite. Il Brissanone dovrà reagire se vuole mantenere ancora aperto l'esito di questa partita. Bella azione di Esna Muratovic, che segna la sua terza rete. Esma Muratovic, sufficienza del 12-14, assegno Esma Muratovic. Ci sono due minuti di Cassano Montoni e Schittane Zwei. Cassano in inferiorità numerica per l'esclusione temporanea di Gloria Montoli. Copianchi, Ferazzi, Laetta, e soprattutto la difesa sul banco degli imputati del Brissanone, che troppo spesso lascia spazi grandi alle rispettive giocatrici ospiti. Monica Prinster con una manata, ecco che l'ha premiata dita Prinster Babbo, va via in contropiede, però continua la giornata no di Giada Babbo, che è tutta sola davanti alla porta ospite, colpisce solo il palo. Peccato, perché era un'occasione propizia in situazione di superiorità numerica. Adesso il Cassano cercherà ovviamente di far trascorrere il tempo, vedremo fino a quando gli arbitri lasceranno giocare. C'è 9 metri per farlo su Laetta. Difesa avanzata di Hilber. A dir la verità, la palla dovrà essere lasciata sul posto, pena l'esclusione di 2 minuti. Orgia di sfondamenti quest'oggi, anche questa volta bisogna dire che gli arbitri hanno visto bene, perché Giorgia Di Pietro è entrata di netto sulla sua diretta avversaria. Cassano dunque nuovamente al completo, con il Brixen che ha saputo solo parzialmente usufruire o sfruttare questa situazione favorevole. Ci sono 2 minuti di penalità per Ligia Put. Visto da fuori, a dire la verità, non sembrava si trattasse di un fallo degno di 2 minuti, però gli arbitri sicuramente avranno visto qualcosa di più. Cobianchi, adesso il Cassano che è avvantaggiato dalla superiorità numerica. Laeta, ecco, adesso speriamo che sia la volta buona. Muratovic, no, è incredibile, ancora una volta la straniera del Brixen City Hall fallisce una clamorosa opportunità. Troppe giocatrici del Brixen sono fuori forma, prima fra tutte Muratovic e Giaddo Giababbo, che dovrebbero essere coloro che trascinano la squadra. Questa volta il pallonetto di Chiara Priolo non coglie lo specchio della porta.
Vrixen ancora in inferiorità numerica. Forse l'azione offensiva è più agevole con una giocatrice in meno. Finalmente Giada Babbo riesce a rompere il digiuno e segnare la sua prima rete, che poi è quella del 13-14. C'è una grande parata di Monica Prünster, però gli arbitri hanno ravvisato gli estremi del rigore. E con una serie finte Giulia Gozzi riesce ad andare a rete e torna nuovamente a due le reti di vantaggio. Di Pietro, Habicher, ecco, questa volta si è visto la Muratovic che serve alle ragazze di Nössing. Passi, adesso bisogna andare via. Forse Giada Babbo poteva accelerare un attimino l'azione, così si è vista sbarata la strada dalla sua diretta avversaria. Muratovic, Habicher, non c'è il fallo sulla Habicher, in compenso però quella sulla Violetta Vegni. Sono i fischi del pubblico, tutt'altro che soddisfatto della conduzione arbitrale. Vedremo se il Bressanone riuscirà adesso. No, è incredibile, anche in questa situazione Violetta Vegni perde incredibilmente una palla. In questo modo sarà difficile avere ragione delle ragazze di Salvatore Anelli, che sono molto più determinate e soprattutto non compiono quella massa di errori tecnici. Cobianchi, Cobianchi, va via la Muratovic. Giorgia Di Pietro con una sufficienza incredibile va al tiro. Con questi tiri certamente non si riuscirà a sorprendere la attenta Nila Bertolino. Ci vuole determinazione nelle conclusioni, tiri forti e precisi. Altra occasione sfumata per riagguantare il parziale, nel mentre ci stiamo avvicinando al decimo del secondo tempo. Cobianchi, come molto, dicevo, molto più efficienti le ospiti con Gloria Mentoli dall'ala, riescono a riportarsi nuovamente in avanti di più due. Certamente non manca l'incitamento del pubblico. Quest'oggi più importante che mai. Meno male che c'è Sara Hilbert, che dall'ala non mostra incertezze di sorta. Cambio adesso tra Giorgia Di Pietro e Ligia Put. Tutto è ancora aperto, che sia chiaro, perché mancano 20 minuti alla fine della partita e tante cose possono succedere. Si vedrà anche quale squadra sarà in grado di mantenere la testa chiara. Bellissima conclusione
di Giulia Gozzi, che è sfortunata nell'occasione perché la sua palla, il suo tiro finisce proprio sul palo. Cerca di entrare in penetrazione Esma Muratović. C'è 9 metri. Ha asciugato il parquet e si riprende con Muratović al centro dell'attacco. Ligia Put rimasta ancora molto sterile fino ad ora nelle conclusioni da fuori. Habicher, c'è ancora una volta. Meno male che Violetta Vegni si trova in mano il rimbalzo. Una possibilità di riagguantare il parziale 16-16. Adesso la partita sale di tono. Vedremo se il Brixen riuscirà ad andare avanti sull'onta di questa rimonta di tre reti in pochissimi minuti, oppure se saranno ancora le ragazze di Onelli. Ci sono passi di Michela Cobianchi. Monica Prinster già era pronta a lanciare già da Babbo, poi però l'attenta difesa ospite ha evitato. Molto veloce la difesa ospite. Bella Esma Muratović, trova Violetta Vegni pronta a ricevere la palla ed andare a rete. 17-16, è da tanto tempo che le padrone di casa non erano in vantaggio e comprensibilmente Onelli, l'allenatore ospite, chiede il time out, il primo time out in questo secondo tempo. Si riprende sul 17-16 per le padrone di casa con il Cassano che manovra in fase d'attacco. Laeta, c'è il bloccaggio di Habicher. Montoli, Cobianchi, Barboso, Cobianchi. Anche in questa occasione gli ospiti sono proprio più veloci ad approfittare di quelle situazioni, a recuperare palla. Cobianchi, Laeta, c'è un fallo ravvisato a carico di Vegni. Il commissario di campo reclama l'intervento dell'arbitro nei confronti dell'allenatore Dessing, reo di avere protestato oltre il lecito. Una munizione dunque, il che significa per l'allenatore di calmarsi appena l'esclusione di due minuti. Cobianchi,
la buona guardia, la difesa bessinese in questo momento. Palla persa, Twister che cerca di lanciare la Babbo, però ovviamente il Cassano fa buona guardia anche in fase di rimpiego. L'inserimento di Muratovic frutta un 9 metri. Torna in campo la Di Pietro, Habicher, Babbo. Oramai questa degli sfondamenti mi sembra francamente eccessiva. Questi sono due minuti e finalmente gli arbitri si ricordano della regola e mandano in panchina Michela Cobianchi per la sua seconda esclusione. Un'esclusione che molto importante per la Cobianchi, che non potrà più permettersi nulla in questo finale di partita. Muratovic, Hilbert, sono anche sfortunate le brissinesi perché questa volta la palla viene deviata sulla traversa, torna in campo però è preda della difesa Amaranto, che adesso imposta con tutta la calma la sua azione offensiva. Barbosu adesso al centro, Laeta sul mezzo destro, la Laeta adesso c'è la mano del passivo, fallo di Put sulla Ferazzi, ancora la Ferazzi, Laeta, però pronto la Monica Prünster, che bisogna dirlo, dà molta sicurezza alla squadra brissinese, che adesso sembra rinfrancata, trovare quella determinazione che serve per scardinare l'attenta difesa ospite, che è in sottonumero, bisogna dire. Vedremo se il Bressanone riuscirà a trovare. E ancora uno sfondamento, bellissima parata di Prünster. E ci sono due minuti contro Putti. Rigore dunque per le Amaranto di Salvatore Onelli, sulla palla il numero 19 Giulia Gozzi. Molto decisa la Giulia Gozzi, consente alla sua squadra di riagguantare il pari. Bressanone in inferiorità. Adesso bisogna ragionare, non farsi trascinare da conclusioni avventate. Habicher, Di Pietro, il passaggio di Pietro per Babbo viene respinta. Violetta Vegni va a segno con una pregevole azione. Carl? Palla recuperata da Muratovic, molto
Una palla che scotta, molto importante, ci stiamo avvicinando repentinamente agli ultimi 10 minuti della partita. Ancora 30 secondi di inferiorità per il Bressanone. E adesso Nessing chiama il time out. In un momento topico della partita, perché è chiaro che adesso la palla si sta facendo pesante. Ogni errore può essere determinante per l'esito finale della partita. Gli ultimi minuti hanno comunque dimostrato che il Brixen è sicuramente cresciuto in quanto di concentrazione sia in difesa che in attacco, mentre il Cassano sempre molto attento e bene impostato, forte su tutte le posizioni, tiene ancora testa alle forate offensive delle padrone di casa. Vedremo ora come le ragazze di Nessing sapranno amministrare la palla in questi 24 secondi che rimangono da giocare in inferiorità numerica. C'è già da Babbo adesso che si è piazzato al centro dell'attacco, senz'altro un'azione insolita. E infatti Giada Babbo con tutta la sua classe manda la palla in fondo al sacco, 19-17, e il Brixen torna al completo. Adesso la palla scotta per le ospiti, che cercano sicuramente di mantenersi a stretto contatto nel parziale. Bella difesa adesso del Brixen, che finalmente merita questa denominazione. Barbosu, Cobianchi con un tiraccio raso a terra, e ancora una volta c'è il grande rischio che Violetta Vegni perda la palla. Comunque è fortunata che alla fin fine rimane ancora in suo possesso. Adesso la responsabilità è ovviamente sulle spalle di quelle giocatrici che sono le più esperte, come per esempio la Muratovic, la Babbo. E allora ci si chiede perché la Giada Babbo non abbia iniziato prima a sfoderare tiri come quella appena sfoderato. 20-18 ancora. Ponti, Cobianchi. Fallo su Chiara Priolo, su Gloria Mentoli. Cobianchi. E ancora con una bellissima azione personale Barbosu va a segno. La partita rimane dunque vibrante. Ecco, si sta scatenando Giada Babbo, che in bella intesa con Esma Muratovic si infila nel varco lasciato libero dalla difesa ospite. Ci sono 2 minuti anche adesso a carico di Chiara Priolo. Però attenzione, ci sono 2 giocatrici, una testa con 2 esclusioni temporanee, Put per il Brixen e Cobianchi per le ospiti.
una terza eventuale esclusione sarebbe sicuramente un problema per entrambe le squadre, per le rispettive squadre. Adesso la difesa di Brixen è molto avanzata e profonda. E la Cobianchi ne approfitta per andare ancora a rete. Adesso la partita è al Cardio Palmo. 8 minuti scarsi alla fine con la Muratovic che è detta l'azione. No, è ancora Violetta Vegni, si fa parare un tiro dai 6 metri. La pur brava Nira Bertolino si esalta chiaramente il Cassano con questa azione. Lisa Ponti, Cobianchi. Oh, scusate. Azione manovrata degli ospiti. La Cobianchi, attenzione, perché è proprio lei che... E ancora Monica Prinster a dire di no. Hilbert, Sara Hilbert, rete numero 7, e ancora vantaggio Brixen 22-20. Però adesso bisogna insistere, evitare che le ospiti riescano ancora una volta a portarsi a contatto. A meno uno, un break adesso sarebbe proprio il momento giusto per il Brixen, ovviamente. Attenzione Put, qua si rischia, no, anzi questa volta era la Violetta Vegni a fare un fallo che poteva anche significare qualcosa di più che non un solo 9 metri. C'è la mano di Monica Prinster. Monica Prinster, che bisogna dirlo, sta dando sicurezza alla sua squadra con più di un intervento prodigioso. Adesso però non bisogna vanificare queste prodezze della Pontierona. Giada Babbo, che si assume la responsabilità di un tiro molto molto angolato, che trova la Bertolino pronto a intercettare nuovamente. Giulia Laeta, Ponti, Laeta, giusta questa decisione perché effettivamente c'è stata difesa in area. Adesso Nessing manda in campo Francesca Luchin, che ricordiamolo solo 2 settimane fa nella semifinale di Coppa Italia aveva parato 2 rigori al Pontinia. Questa volta il miracolo non riesce. E la specialista ospite Giulia Gozzi va ancora a segno il suo 4° rigore. E la partita rimane effervescente. E anche il tiro di Ligia Put è preda della estrema difensora ospite. Tutto da rifare. Mancano ormai poco più di 4 minuti alla fine. Ogni risultato è ovviamente ancora possibile.
c'è il fallo su Giulia Gozzi, 9 metri già eseguito. E c'è la rete del pari ad opera di Gloria Montoli. Giorgia Di Pietro torna al centro dell'attacco. Qualche difficoltà nella manovra della palla. Wow, clamoroso. No, questa proprio così non ci sta. Adesso la coppia arbitrale sta decisamente dando i numeri, negando da una parte un fallo sacrosanto e evidentissimo al Bressanone, adesso mandando in panchina anche Nelly Habicher. Vedremo adesso come questa decisione si ripercuoterà sul finale di questa partita. Tutto parla adesso ovviamente a favore delle ospiti. Adesso il Cassano compie a sua volta uno sfondamento. Si gioca un extra player che, ricordiamolo, solo una settimana fa era costato la sconfitta in quel di Padova. Ecco adesso però Esma Muratovic centra la sua quinta rete. 2 minuti ancora. Parata di Monica Prünster. Però ancora rigore per le ospiti. La Gozzi, che solo pochi istanti fa sembrava malandata, adesso è comunque sul tiro dei 7 metri e segna ancora dalle ospiti. Adesso ci vogliono i nervi saldi e soprattutto evitare errori. In campo adesso Anna Saranovic, Giada Babbo. Fallo di Chiara Priolo su Giada Babbo. Vedremo cosa decide la coppa arbitrale. Un rosso addirittura. No, 11, c'è un rigore per il Bressanone al tiro Giorgia Di Pietro, una palla che è pesantissima. Giorgia Di Pietro mantiene i nervi e riporta in avanti i suoi. Adesso è Onelli a chiedere il time out. Ovviamente adesso bisogna ragionare con calma nell'azione offensiva che per il Cassano potrebbe essere l'ultima occasione valida. Altrettanto vale ovviamente per il Bressanone, che se riuscirà ad intercettare questa azione offensiva ha comunque la chance di rientrare in possesso di palla e magari ad andare sul +2. Tutto aperto, partita
incandescente qua al Palasport di Bressanone, con un pubblico piuttosto numeroso considerata anche l'ora di gioco, ossia il pieno pomeriggio. Subito dopo ci sarà la partita di Serie A 1 Gold maschile, però per intanto concentriamoci su queste ultimissime battute di questa equilibrata e spettacolare contesa. Barbosu adesso al centro. Barbosu e Savi, la palla non giunge a destinazione del pivot, cioè 9 metri. Barbosu c'è un cambio errato sulla panchina del Cassano e ci sono 2 minuti per l'intervento del commissario di campo e precisamente per la portiera. Vedremo cosa succede ora. Ci sono i 2 minuti per il cambio sbagliato e la palla dovrebbe tornare in possesso delle giocatrici brissinesi, che adesso hanno veramente la ghiotta occasione di far propria la partita con 2 giocatrici in più. Quando sono da giocare ancora 50 secondi, vietato fallire. Adesso bisogna andare a colpo sicuro. Incredibile. Nelly Habers riesce a farsi parare anche questa palla. Adesso vedremo cosa saprà fare il Cassano. 20 secondi da giocare ancora. Passi. Nove secondi. Adesso non bisogna far tirare. Dovuto farlo adesso su Michela Cobianchi. Vedremo cosa decidono gli arbitri. Speriamo non sia nulla di grave per la bravissima giocatrice ospite, che riesce a rialzarsi e a prendere la sua posizione. Ancora una volta il Brixen non è riuscito ad andare a segno in doppia superiorità numerica. Adesso l'opportunità del Cassano di pareggiare quando mancano esattamente 3 secondi alla fine. C'è da giurare che le ospiti riusciranno a sferrare il tiro. Il tempo è finito, però c'è ancora un 9 metri da eseguire. Suspense fino all'ultimo secondo. Tira Sofia Ferazzi. E finisce così per 24-23 questa partita, ricalcando esattamente la partita dell'andata, allorché il Bressanone vinse pure a Cassano con l'ultimissima azione per un solo gol. Si è visto oggi che un non nulla può bastare a vincere o a perdere questa partita. Bisogna dirlo che il Bressanone è stato fortunato anche in questa situazione, perché non ha saputo approfittare con quella freddezza necessaria della opportunità verificatasi a 1 minuto dalla fine. Però, così come aveva perso la partita di sabato scorso
così oggi la dea bendata è stata dalla parte delle ragazze Nessing, che adesso ricevono il meritato applauso del pubblico di casa. Una vittoria che consente alle ragazze di guardare con più ottimismo alle proprie partite e a raggiungere quel quarto posto utile a accedere alle finali, alle play-out, play-off, scudetto.